Ciao ragazze, allora prima di iniziare volevo salutare due ragazze, cioè delle ragazze, che ho dimenticato di salutare nel video precedente perché sono una babbea, ovvero Sara, Crizia e la sua bimba di 4 anni Atena che mi segue e quindi vi mando un forte bacio e scusatemi, ma questa volta me la sono scritto nell'agendina dove insomma segno le cose per il canale e mi sono ricordata e quindi perdonatemi. Allora, come potete leggere dal titolo, questo qui è un video haul degli acquisti che ho fatto settimana scorsa e questa settimana, però prima di iniziare volevo darvi informazioni per quanto riguarda il viaggio al Cosmoprof. Ve ne ho parlato nel video sul Cosmoprof 2014, che per chi non l'ha visto ve lo linko giù nell'info box. E questo in particolare è un annuncio, diciamo, per le ragazze di Salerno che erano interessate a questa organizzazione. L'altro giorno al lavoro mi è venuto a trovare l'organizzatore e mi ha portato le brochure. Purtroppo quest'anno nel prezzo non è compreso il biglietto. Il prezzo è 125 euro, viaggio in pullman e soggiorno in un albergo a 4 stelle a Rimini con cena e prima colazione. Mi ha spiegato che ha avuto difficoltà l'anno scorso a vendere i biglietti perché forse è limitato a prendere un package di un tot di numeri di biglietti e quelli insomma che non ha venduto gli rimangono qua e ha detto: non vi preoccupate, però se specificate insomma che volete il biglietto in qualche modo cerco di fare, anche perché siamo a febbraio, il Cosmoprof è aprile, sicuramente qualche occasione, qualcosa la trovo, prenderò dei biglietti oppure vi farò rientrare in una lista particolare, quindi non perdete le speranze, non vi preoccupate, in ogni caso Victor ci appara. Anche perché anche io forse Victor mi devi apparare perché ho scritto alla detta stampa al Cosmoprof perché ho chiesto insomma se sto press pass alle blogger viene dato, perché una volta che arrivo a Bologna e mi viene a dire tu non sei giornalista, il che è vero, quindi non ti spetta il pass, io rimango come una cazza, lo possiamo dire come una cazza. Dopo una notte in pullman devo farmi l'esaurimento della fila per il biglietto, non mi sembra proprio il caso. E quindi niente, se questa non mi risponde, io mi organizzo con Victor e mi prendo il biglietto oppure me lo compro online sul sito del Cosmoprof, che comunque c'è lo sconto del 40%. E va bene, vi lascio giù il mio contatto Facebook perché comunque mi sembra brutto scrivere i numeri dell'organizzatore, insomma, personali su YouTube. Mi contattate su Facebook, vi do l'indirizzo, cioè vi do il numero, lo chiamate e ve la vedete voi con Victor. Pure se, insomma, vi volete incontrare per l'acconto o per parlare in generale di questa organizzazione, ma vi assicuro è un'organizzazione fatta bene, avete modo, insomma, di scambiare due chiacchiere con l'organizzatore. Che è un vecchietto tanto tanto carino. E niente, inizio subito col farvi vedere i prodotti che ho preso settimana scorsa al centro commerciale. Sono andata al Maximol, per le ragazze di Salerno, al Carrefour quindi, e sono passata da H&M, OVS, Wycon e Kiko. Vi faccio vedere cosa ho preso da H&M, che per ora è un no. Infatti rimpiango i miei 3,95 euro. Questa qui, almeno l'effetto che ha fatto su di me. Poi non lo so, magari altre ragazze si sono trovate bene, ma su di me è un cesso sta cosa. Ed è la Lip Tint della H&M, la Bubblegum Pink, ha una scadenza di 12 mesi ed è 12,5 grammi di prodotto, quasi 13 grammi. Cioè, è tantissimo. È fatto in tubetto, non ha un applicatore, infatti è molto scomoda. Non ve la potete portare dietro perché vi dovreste portare il pennellino o metterla col polpastrello, ma secondo me esce male. Perché col pennellino esce uno schifo, in quanto non si ha una stesura uniforme del prodotto, non si ha il colore bello intenso che vedete dalla confezione, ma lo dovete stratificare e per farlo asciugare sta tinta ci vuole tipo un quarto d'ora. Poi vi lascia gli spazietti, vi va tutta nelle pieghette, vi lascia delle striature dove non c'è il colore, quindi voi dovete qua quasi metterla tipo pa! Come stucco. Vi giuro, mi ha fatto un bruttissimo. Una bruttissima cosa sta tinta, cioè me li risparmiavo sinceramente questi 3,95 euro. Poi un'altra cosa, il colore dopo un poco se lo risucchia, cioè si secca pure sulle labbra, però arrivato a un certo punto le vostre labbra, almeno le mie, hanno assunto il colore di quando voi vi spiaccicate la gomma da masticare, nel senso vi fate la bolla e vi si spiaccica sopra le labbra, cioè mi ha quel rosino strano con tutte le pellicine perché nel frattempo vi ha seccato anche le labbra. Vi dico,
Non mi sta piacendo, se poi la resuscito in qualche modo vi farò sapere. L'ho utilizzata anche con il primer, con la matita di Wycon, che io adoro per contorno labbra, che utilizzo anche come primer per le labbra, e vi assicuro un cesso lo stesso, quindi per ora non ve la consiglio. Invece ho visto da Valeria i rossetti di H&M, quelli la matte, secondo me sono carini. Costano 4,95 euro quelli lì e secondo me vale la pena di provarli. Questa qui, almeno questo colore, no. Fa anche altre colorazioni, quindi se la volete provare e togliervi lo sfizio, prendetela di altre colorazioni. Ma questa qui su di me davvero ha un bruttissimo effetto, cioè non lo so, non mi è piaciuta. Poi sono passata allo stand di Essence e praticamente mi sono presa questa base occhi della linea Color Arts Light Base. Mi trovo molto bene con le Love Stage di Essence, dato che so che questa qui verrà tolta dal commercio, insomma, perché mi è arrivato il comunicato stampa con tutti i prodotti che Essence toglie dal mercato. Doveva stare in saldo 1,19 euro, però da me i saldi Essence non sono iniziati, quindi l'ho pagata 2,30 euro, quanto insomma a prezzo pieno, ma non importa. L'ho voluta provare, fatta in tubetto anche lei, e ha un applicatore in plastica fatto in questo modo, che ad esempio pure alla tinta di H&M ci potevano mettere sto coso, cioè che la facevano pagare 20 centesimi, 50 centesimi in più, però perlomeno si aveva una sottospecie di applicatore invece che sto pilapicchio che non serve a niente, quindi cioè. E quindi ho preso questa, una dritta per le ragazze di Salerno. Io sono andata all'OVS, quella lì al Carrefour. Ragazze, scusate, mi metto in quel rossetto tra i denti e scusate lo schifo. Comunque, lo stand era un cesso, ovviamente, tutta roba, un cucuzzaro di roba da tutte le parti, in ogni dove, non era ben sistemato, faceva un po' schifo, non era rifornito, davvero macabra come cosa. Però in mezzo a tutto questo cucuzzaro di roba ho spulciato un pochettino e sono usciti fuori due pezzi importanti. Cioè, comunque, parliamoci chiaro: i blush delle edizioni limitate di Essence, Catrice, chi che sia, sono molto richiesti. Infatti, ho trovato un blush della Metal Glam e un altro della Dark Romance. Non li ho presi perché io ho fatto un ordine da una ragazza tedesca tramite Mara, la mia amica Mara, che mando un bacio, e quindi sto aspettando questi prodotti perché se no li avrei presi sicuramente. Erano chiusi, sigillati, quindi quel mio messaggio è: in mezzo al cucuzzaro, buttatevici dentro e spulciate, trovate la chicca, insomma. Detto questo, proseguiamo. Sono passata anche da Wycon. Per me ho preso questa matita, le matite labbra, che tiene in offerta 1,90 euro in questo momento, e io ho preso la 06 Framboise. Comunque è la 06. È abbastanza scura. Io l'ho utilizzata sia da abbinare ai rossetti scuri che ho. È molto bella, è un borgogna molto molto carina. Si stende bene, è molto morbida ed è da utilizzare anche come rossetto. Io l'ho utilizzata come rossetto e mi ci sono trovata molto bene. Per 1,90 euro vi consiglio di provarle. Ora le trovate in saldo. Poi vabbè, ho preso un regalino alla mia amica che non vi faccio vedere perché mi segue, se no mi sgama la sorpresa, quindi evitiamo. E diciamo, da Wycon stavano in saldo le varie collezioni limitate, le palettone, insomma, varie cosine, poche cose della linea permanente, insomma, stavano in sconto. Volevo prendermi il famosissimo ombretto in mousse, quello lì che fa vedere anche Clio e Veronica, Lady Ciccone 7, quel color pesca molto particolare, ma non c'era, quindi ho desistito e me ne sono andata. Però ho fatto bene perché sono passata da Kiko e insomma, in mezzo a tutta la gente, perché da Kiko al Carrefour, cioè, non si può entrare perché è un buco di negozio e sta tutta la gente lì dentro, praticamente non si respira. Però ho trovato una grandissima offerta, ovvero il set di Long Lasting, questi qui, che sono usciti per Natale, mi pare. Li ho pagati tutti e cinque 11 euro e
11,40 euro, se non erro, a metà prezzo, cioè davvero buono. Infatti, tra l'altro, cioè, l'unica cosa che mi è interessata tra tutte le collezioni fantasmagoriche di Kiko, perché io sinceramente reputo Wycon superiore a Kiko, francamente, i prezzi sono rimasti gli stessi, Kiko invece ha alzato molti prezzi e la qualità è sempre la stessa, non è sta qualità eccelsa, cioè è sempre stata così Kiko, parliamoci chiaramente. Mo' perché diciamo si porta grazie alle YouTube, grazie alle blogger che comunque comprano i loro prodotti, li sponsorizzano in ogni dove e quindi si è un po' aizzata di culo, come diciamo noi qui. E preferisco Wycon, sinceramente, e poi ha prodotti davvero validi, cioè non mi paga Wycon né mi regala prodotti, ma veramente li reputo molto molto buoni. Però ho preso questo set di long lasting perché ho detto un solo long lasting, se me lo voglio comprare da Kiko costa 6,90 euro, questi qui ce ne sono 5 e li pago 11 euro. Tra l'altro sono tutti colori molto basic. Abbiamo un color burro, un marrone matto, un nero, un azzurro. L'unico colore un po' più particolare è questo verde Tiffany, ma è molto molto carino. Vi faccio gli swatch, anche se li avrete visti sicuro in ogni dove. Però sono davvero molto molto buoni e insomma fantastici. Che ovviamente gli swatch non me li preparo mai prima. Sono molto scriventi e anche per questo trucco ho utilizzato il nero brillantinato e il color burro nella rima interna. E il trucco che mi avete visto ieri con il blu, che vi ho postato la foto su Facebook, ho utilizzato questo matitone qui praticamente. Simona ce la farà. Questi sono i colori. Come potete vedere, sono super scriventi e molto molto belli. Poi comunque sono di un'edizione limitata, a parte questo qui burro che hanno riproposto. E insomma, ve li straconsiglio perché sono davvero molto molto validi e belli. Io questo trucco l'ho realizzato proprio con questi prodotti. E quello lì blu di ieri non ci ho tamponato sopra nemmeno l'ombretto e mi è durato tutta la sera. Si può dire, ho avuto anche difficoltà a struccarlo. E anche la matita burro, cioè long lasting burro nella rima non se ne andava. Cioè, davvero ottimi. Scusate, cioè, che non mi sono conservata il packaging, le cose, molto grezza, tipo così. Però, vi ripeto, li ho messi subito a posto, non ci ho pensato a conservarvi la scatolina, che tra l'altro era anche carina, però vabbè, l'essenziale sono i matitoni. Poi sono passata al celeberrimo banchetto magico che tutte voi insomma mi chiedete informazioni. Io purtroppo vi so che c'è insomma a Salerno e c'è a Napoli, a San Sebastiano del Vesuviano. Infatti tante ragazze mi hanno mandato le loro foto degli acquisti. Io sono troppo contenta che l'avete trovato e che insomma condividete con me la gioia di pagare poco dei prodotti eccellenti. Infatti l'altra mattina per poco non mi veniva un infarto. Perché? Perché praticamente Simona nel banchetto magico ha trovato un prodotto che si postiava, noi qui diciamo così, che osservavo da tempo immemore sul sito di ASOS e speravo insomma di trovarle in saldo come tutti i prodotti della Bossoir, però su ASOS questi prodotti qui non vanno in sconto, ma più che altro Rimmel e altre marche, ma Bossoir pochissimi prodotti, ma proprio un prodotto su 10 va in saldo e ho trovato lei. Cioè, io quando l'ho vista sono totalmente impazzita, ma nel vero senso della parola, ed è la Terra famosissima al sapore di cioccolato e come ben sapete l'ho pagata solo 3 euro. L'ho utilizzata, però come vedete ho diciamo conservato la plastichina sopra per conservare meglio il prodotto. Se riesco ve la apro perché quelle unghie sono. Eccola qui, il caspita, ecco, molto molto bella ed è quella che indosso ora. Come potete vedere dà un effetto molto naturale sul viso, ha un odore di cioccolato
Buonissimo, e niente, stavo morendo di infarto, l'ho presa al volo, l'ho condivisa su Facebook, anche voi siete impazzite, insomma avete condiviso con me la mia felicità. E poi stamattina non ho resistito e sono andata a prendermi anche l'illuminante, sempre fatto con lo stesso packaging, sempre fatto con la barretta di cioccolato, ed è quello che ho indosso, bellissimo. Ed è veramente troppo troppo bello. Ha dei riflessi dorati, pescati. È bello, veramente bello. Infatti sono contenta che l'ho trovato perché quando ho preso la terra avevo rinunciato, diciamo, all'illuminante, però poi ho detto ma per 3 euro voglio dire quando mi ricapita di trovare dei prodotti del genere e stamattina sono andata a prenderli. Poi ho preso anche sempre della Bojoir, cioè io da quando non avevo niente della Bojoir, grazie al Signore, a Salvatore di Calcutta, grazie a Federica Bruno, ovvero Dari Bruno, su YouTube ho scoperto che si chiama Salvatore perché io lo chiamo sempre Signore. Infatti lui mi risponde: Signore San Cielo, come diciamo noi qui, però è più grande di me, insomma, mi pare brutto chiamarlo per nome. E ho preso anche l'eyeliner, che è questo qui che ho, liquido nero, che ha un tratto super super sottile. Vedete? No, è spettacolare, cioè io adoro questo banchetto, sempre 3 euro ovviamente. Un nero bello intenso, bello, vi dico bello e bello, cioè io non ho altro da dire. Sono stupefatta, sono super super contenta e spero che tutte le ragazze di Napoli, insomma, riescano a trovare questi prodotti. Alcuni di voi mi hanno mandato le foto e sono troppo contenta. Mi raccomando, non demordete, andate a San Sebastiano e compratevi tutto il banchetto. Ok, poi stamattina con mia somma gioia ho ricevuto dopo un mesetto, mi aspettavo peggio la verità, il kit della Eco Tools che ho comprato all'asta, no all'asta, costava 4 euro, che caspita vi dico, 4 euro da un cinesino su eBay. La sacchettina l'ho tolta perché praticamente ci ho messo il kabuki, ci ho messo i miei due kabuki. Vabbè, questo qua è quello della Barefaced Beauty, la marca insomma che vi devo fare la recensione dei prodotti che sto amando, questo kabuki è spettacolare, di una morbidezza immensa. E poi ci ho messo dentro questo qui della Eco Tools, vedete com'è carino? Ed è morbidissimo, davvero morbidissimo. E quindi per non farvi andare insomma la polvere è proprio grandezza kabuki e sto utilizzando questa sacchettina qui, è molto carina, è molto graziosa. Poi sinceramente 4 euro un kit del genere è un affare secondo me. E all'interno troviamo un pennello da cipria e due pennelli occhi. Sono fatti benissimo. Sono fatti col manico in legno, con la scritta Eco Tools, morbidissimi. E questi, insomma, sono i pennelli occhi, uno da sfumatura e uno d'applicazione. Tutto il kit 4 euro, cioè 1 euro a pennello praticamente, più la sacchettina. E tra l'altro anche questa qui è molto carina e mi dispiace buttarla perché all'interno c'è tipo la stoffa. Questa qui è tipo stoffa, è molto molto carina, sono fatti davvero bene. Se riesco a trovarlo, vi metto il nome del venditore giù nell'info box, però quando insomma ho chiesto informazioni perché il pacchettino insomma non mi arrivava o non so che caspita era successo, aveva tolto l'inserzione di questi pennelli, cioè non costavano più 4 euro ma costavano di più. Quindi controllo, vedo se trovo il nome del venditore, insomma vedete voi. Perché su eBay, se scavate bene il cinesino giusto, lo trovate, insomma, questo kit a 4 euro. Di più, sinceramente, non conviene, perché, vi ripeto, se scavate, scavate, vi esce un prezzo inferiore sicuramente. Non compratelo, sentite a me, non compratelo dagli inglesi perché ve lo fanno pagare un botto di soldi, tipo 12-13 euro, cioè, sinceramente, te lo puoi tenere caro caro. E niente ragazze, io vi mando
Un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Fatemi sapere se avete provato qualche prodotto che ho preso io. Fatemi sapere in particolare di questa tinta che mi ha deluso in una maniera impressionante. Davvero, sono sconvolta per questa tinta. E insomma, fatemi sapere. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!